Grazie, ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, oggi mi vedete con questo bellissimo fiocchetto in testa, sembra un uovo di Pasqua, perché volevo fare un video, mi preparo con voi, ma soprattutto volevo farvi vedere all'opera questa palette qui, che è la Heavy Metals di Urban Decay, che io ho acquistato per Natale come autoregalo. Avrei voluto farvela vedere prima, testarla prima, farvi un trucco prima, però come sapete sono sfigatissima, ho fatto tutte le feste a casa, ammalata, influenza, pleurite, chi più ne ha più ne metta, quindi fondamentalmente non sono andata da nessuna parte, non mi sono truccata e quindi non ho avuto modo di farvela vedere. Comunque, meglio tardi che mai, penso che possa essere lo stesso un video interessante vedere questa palette qui all'opera, quindi ne approfitto e oggi facciamo insieme un mi preparo con voi con questa palette. Per questioni di tempo ho già realizzato la mia base viso, comunque non ho utilizzato nulla di particolare se non lo Studio Fix di MAC, questo qua che voglio assolutamente terminare perché ormai ha un bel bucone, però voglio proprio finirlo completamente. Poi ho utilizzato il correttore qua sotto, l'Erase Pest, nel frattempo qua mi si sciolgono i capelli, e per fare le sopracciglia ho utilizzato oggi il Brow Pot di Anastasia, e questo qua è il medium brown. Direi di partire subito con il primer. Io sto usando questa mini size qui della Urban Decay, appunto, il primer potion, e ne metto ovviamente un pochettino qui, tra l'altro è anche quasi finito, quindi dovrei acquistarlo perché questo qui l'ho trovato in un set che mi avevano regalato, infatti è una mini size. E adesso ovviamente andiamo ad aprire la nostra palette, e devo dire non mi sono fatta già un'idea di che trucco realizzare, quindi vado così ad ispirazione. Ovviamente non farò nulla di troppo vistoso. La palette è questa, vabbè, sicuramente la conoscete perché ormai in 3000 avranno fatto i video qua appunto su YouTube. Io arrivo solamente ora al 9 di febbraio. Comunque vabbè, si apre così, fighissima, il pack è veramente bello, forse è un po' scomoda da portare in viaggio perché effettivamente è molto ingombrante e pesa. E adesso cercherò di non accecarvi con lo specchio, facciamo così, e da questo lato ci sono i colori più pazzi, più modaglioli, e da questa parte invece ci sono i colori un pochettino più normali da tutti i giorni, e io penso proprio che mi fionderò appunto su questi qui normali, però magari diamo lo stesso un po' di intensità all'occhio utilizzando un colore bello strong nella piega dell'occhio. Visto che si tratta di una palette di cialdine solo ed esclusivamente metallizzate, quindi molto shimmer, ho bisogno di qualche colore opaco da stendere come base su tutta la palpebra mobile, quindi io vado a prendere un'altra delle palette che adoro tantissimo, ed è questa qui appunto, la Rose Gold di Huda Beauty, e scelgo questo colore qua che si chiama Shy da stendere come base per uniformare il colore della palpebra. Quindi con un pennellino piatto lo prendo e aggiungo un tocco di rosa alla mia palpebra. Ok ragazzi, diciamo che ci siamo, ho steso appunto questo color rosino un po' chiaro su quasi tutta la palpebra. Adesso vado a prendere questo colore qua dalla palette di Urban Decay che si chiama After Party, ed è questo colore, adesso ve lo faccio vedere qua sul dito, boh, non saprei proprio neanche definirlo, comunque è un colore fighissimo, è tipo questo color rame, questo color copper, e lo vado ad utilizzare un pochettino all'angolo esterno. Vedete quanto è bello, quanto è faigo questo colore. L'unico problema di queste cialdine è che ovviamente utilizzate con un pennello normale, cioè non rendono, o le utilizzate bagnando appunto il pennello, così il colore sarà più forte, più vibrante, altrimenti vi scordate di avere una resa appunto del genere sull'occhio. Allora, pennello a penna e andiamo ad applicare, sposto lo specchio, facciamo proprio una V qui. Come al solito ogni volta dico che voglio fare un make up abbastanza tranquillo, non esagerato, e poi finisco con due occhi così super mega appariscenti, però diciamo che con questa palette si corre un pochettino il rischio, soprattutto se utilizziamo i colori più scuri rispetto a quelli più chiari. Ok, a questo punto, dopo che ho applicato la mia V, con un pennello fatto così lo vado a sfumare, perché ovviamente così è troppo intenso, e utilizzando questo pennello qui che è già angolare, vedete, segue benissimo
la forma della V che abbiamo creato. Dopo aver fatto anche l'altro occhio, adesso con il mio pennello da sfumatura, io sto usando questo qui che è il 228 di Zoeva, il Lux Crease, e mi piace veramente tanto. Adesso veramente comincio a sfumare bene, e quindi soprattutto nella parte esterna vado a sfumare, a sfumare, a sfumare, e cerco di portare il più in alto possibile il colore e anche di allargarmi un pochettino qua di lato, perché io avendo l'occhio piccolino, se concentro tutto nella parte centrale dell'occhio e non sfumo bene verso l'esterno, mi si rimpicciolisce ancora di più l'occhio, quindi fa questo effetto ottico che non è proprio bellissimo. Eccoci, allora, il risultato dopo la sfumatura è questo. Premettendo che io non sono un fenomeno a sfumare, devo dire che sono abbastanza contenta del risultato. Nel frattempo mi sono fatta un po' di swatch su la mano per farvi vedere veramente la pigmentazione di alcune di queste cialdine che sono fantastiche. Penso che forse la cialdina più sfigata della palette sia questa qua, questa qui di questo rosino qui chiaro, e che si chiama Angel Fire, sulla quale avevo tante aspettative perché un bel rosa così leggero ma bello metallizzato è fantastico, e infatti questo non lo è. E quindi io andrei a mettere un pochettino di questo qui che si chiama Scream, e vi faccio vedere lo swatch, sarebbe questo qua, un pochettino al centro della palpebra e nell'angolo interno per dare un po' di luce, per illuminare senza però esagerare. Ora vi faccio vedere la differenza dell'applicazione di questi ombretti da asciutti e da bagnati. Quindi andiamo a mettere appunto questo colore Scream da asciutto, lo prelevo semplicemente così con il pennello piatto, e vi faccio vedere che la scrivenza non è proprio delle migliori. Infatti un pochettino il problema di questi ombretti con questo effetto qui è che da asciutti non rendono tanto. Quindi cambiamo tattica, pennello così piatto, lo bagniamo con un po', io c'ho l'acqua termale, va benissimo lo stesso, e applichiamo il colore e vedrete che la resa sarà diversa. Quindi prendiamo Scream, che è questo colore bellissimo, e lo applico all'interno. Giusto per fare appunto la prova del 9, ormai abbiamo fatte tutte, proviamo anche con il polpastrello. Aiuto, ho paura di rovinare tutto quanto. Non ce n'è, ragazzi, vedete, con il polpastrello anche fa tipo effetto craquelé, cioè è impossibile da applicare. Vedete come rimane? Rimane spezzettato, e questo è il problema di queste palette. Oh, stendiamo così, tac tac, ecco, forse perché prima impugnavo male anche il pennello, perché io sono mancina e quindi ho un po' di difficoltà a volte a lavorare sul lato destro, però ecco, devo dire che applicato con il pennello così, tac, anziché così, è molto meglio. Ta-da, ce l'ho fatta! Allora, alla fine ho deciso di applicarlo non solo all'inizio e a metà della palpebra, ma su tutta la palpebra, perché devo dire che mi piace di più l'effetto. Allora, come appunto stesura non mi fa impazzire, perché in alcuni punti, come vi ho fatto vedere prima, si addensa un pochettino, rimane un pochettino raggrumato, però mi piace lo stacco che fa il colore con la sfumatura. L'unica cosa, si è un pochettino persa la sfumatura, quindi vado a riprendere il mio pennello di prima e risfumo ancora un po', vado giusto a prelevare un pochettino di pigmento di prima, solamente pucciandolo così, perché comunque non devo andare ad aggiungere ancora molto colore, e riprendo solamente un attimo la sfumatura. Voilà! Allora, dopo aver sfumato per ore con la matita nera, e anche questa è una matita di Urban Decay, incredibile quanti prodotti di Urban Decay sto utilizzando, è la 24/7 Glide On Eye Pencil, questa qui nera, il colore 0, e vado a fare un tratto nella rima interna dell'occhio per dargli un po' di intensità, un po' di profondità. Ok, e adesso sempre con la matita vado a fare una riga d'eyeliner. Se ci avete fatto caso, io dopo aver applicato la matita nella rima interna dell'occhio con il pennellino così angolato, proprio da eyeliner, ho tirato un po' di matita che c'era all'angolo verso l'esterno, ma non l'ho messa fuori, sempre la matita che ho applicato dentro la rima,
e alla fine appunto dell'occhio rimane un po' di residuo per evitare che si disciolga durante la giornata e crei delle macchie nere, l'ho già tirata un pochettino con il pennellino in modo da avere la mia linea guida per fare l'eyeliner. Ora avete due possibilità per fare l'eyeliner: o ne prendete un pochettino di colore direttamente dalla matita e piano piano andate a farvi la riga, cosa che vi consiglio, oppure andate direttamente di mano libera con la matita, però state attente perché la matita, per quanto possa essere comunque temperata, ha una mina molto grossa, quindi rischiate di partire di già con una riga di eyeliner che è troppo grossa e dopo viene un disastro, ve lo assicuro. E direi che adesso possiamo passare al mascara, e che ovviamente non ho preso, ma magicamente apparirà appena farò. Eccolo qua, ok? E sto utilizzando il Doll Eye Mascara di NYX ed è qualcosa di fenomenale, è waterproof, io me ne sono innamorata, lo sto utilizzando da poco tempo, però è fantastico perché prima di tutto non fa mai i grumi e poi separa benissimo le ciglia e gli dà veramente questo effetto bambola, perché le separa ma le allunga, le incurva. A me sta piacendo veramente tantissimo, infatti ho messo anche un post sulla mia pagina Instagram dove vi parlo di questo mascara perché è fantastico. A me è stato regalato, quindi non vi so dire neanche quanto costa, sinceramente non mi sono informata, però conoscendo i prodotti di NYX sicuramente non costerà tanto. E comunque volevo approfittare di questo video per parlare un po' di Sanremo, ma mi sto rendendo conto che sto parlando di tutt'altro. Prima di tutto volevo sapere se siete fazione Sanremo aiuto! Se siete fazione Sanremo sì o Sanremo no. Io sono ni perché non mi interessa più di tanto, forse per me distinto non lo guarderei, ma a mio marito piace, quindi lo vuole guardare e me lo devo guardare anch'io. E vabbè, che ve lo dico a fare, i miei preferiti sono ovviamente Moro ed Ermal Meta, io sono innamorata di questi due cantautori e le loro canzoni veramente sono poesia, poetiche, cioè non vi dico, poi Ermal Meta, piccola anima, in questo periodo proprio la sto consumando, sta aumentando di mille visualizzazioni, vabbè non solo grazie a me perché comunque merita, però io tutte le sere prima di andare a dormire mi metto su piccola anima e mi addormento più serena, non lo so perché, però ultimamente vado così in paranoia. E poi dell'accoppiata Favino e Baglioni, che tutti ne parlano, ah, sono bravi, sono divertenti, a me sinceramente alcune scenette proprio forzate così non mi piacciono, non mi fanno neanche ridere, però devo dire che nel complesso dai non è così male. Michelle bellissima, emozionatissima perché fa un sacco di papere, e però dai devo dire che come festival è abbastanza carino rispetto a quelli degli anni precedenti, che alcuni erano una noia mortale. Fazio io proprio non lo sopporto, non mi piace. Voglio sapere appunto se lo state guardando, chi sono i vostri preferiti. Vabbè, Noemi ieri ha rischiato di rimanere completamente nuda, si è visto un pezzo di tetta, è scoppiato lo scandalo, manco si fosse visto chissà che cosa. Allora adesso voglio fare un po' una riga qua sotto il condotto lacrimale e vado a riprendere la palette di Huda Beauty e utilizzo questo colore qua che si chiama Coco. E prendo sempre un pennellino, dove l'ho messo, ecco, come questo, vedete, e gli vado a fare giusto una righina sotto per dare un po' più di profondità, eccola qua. E dopo aver fatto questo passaggio riprendo il mascara e ovviamente metto un po' di mascara anche nelle ciglia inferiori perché mi piace un sacco e mi dà più l'effetto appunto bambola. Dicevo, siccome io sono una fissata con l'arcata sopraccigliare illuminata, sottocigliare scusate, vado a prendere un po' di illuminante da questa piccola palettina qua di Wycon, ma ne metto giusto un tocco e mi aiuto con un pennello magari, così faccio un lavoro un po' più pulito. Voilà, ora faccio giusto un pochettino di contouring, ma leggerissimo, perché non mi piace usare troppo contouring, soprattutto se ho gli occhi già belli carichi, un pochettino di blush e poi ho quasi terminato. Ovviamente con un look del genere, cioè il blush deve essere leggerissimo, e infatti io utilizzo Dandelion, che è questo qua di Benefit, ne metto veramente poco, in questo modo.
Ok, e per il contouring utilizzo Hoola, sempre di Benefit, ma ragazzi ne utilizzo veramente una puntina. Eccoci ragazzi, allora nel frattempo ho sciolto anche un pochettino i capelli, quindi ho tolto l'uovo di Pasqua dalla testa. Sulle labbra alla fine ho applicato un rossetto di una vecchia collezione estiva di Kiko, l'Exotic Shine Lipstick, ed è questo color nude bellissimo. Ne ho applicato veramente poco perché volevo avere le labbra quanto più nude possibili, e questo è l'unico colore più chiaro che io ho. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatto così un pochettino get ready with me a intrattenimento. Spero di avervi fatto vedere appunto bene un pochettino la palette di Urban Decay, che è veramente bellissima, però è impegnativa, quindi ci vuole abbastanza impegno e soprattutto abbastanza tempo per realizzare un makeup con questa palette. Però insomma, se vi incuriosisce, magari approfittatene quando c'è un 20% di sconto da Sephora. Io vi mando un grosso bacio, ci rivediamo sempre qua su YouTube. Se volete seguirmi anche sugli altri social, mi trovate su Facebook e anche su Instagram, sempre con il nome di Jovi86. E niente ragazze, al prossimo video, ciao!